terra. Quindi mettiamo il cane a terra. Resta. Il target dovrà essere tenuto sopra la zampa che noi scegliamo, perché il cane dovrà utilizzare questa zampa e metterla esattamente come sta facendo, sopra l'altra. Quindi, come si fa? Teniamo il target sopra la zampa che scegliamo, in questo caso io ora sto scegliendo la sua zampa sinistra, lo metterò praticamente quasi sopra la sua zampa, in modo tale che lui la alza e la mette sopra il target. Ogni volta che lo fa, clicchi, premi. Quindi questo è il primo step. Piano piano cosa succede? Questo target va spostato, vai lì, da sopra la zampa, terra, va spostato da, resta, resta, sopra la zampa in questa direzione, fino a che passa sopra l'altra. Quindi, ora abbiamo fatto il primo step, la spostiamo verso la seconda zampa. Una volta che lui tocca bene il target sopra la tua zampa, clicco e premio. Una volta che lui lo sa fare, cliccate solo se tocca veramente la zampa sul target. Cominciamo a spostarla di là dalla zampa. Riguardiamolo un po' meglio. Vieni, vieni. Vieni, terra. Bravo. Allora, questo esercizio va fatto molto lentamente perché il cane deve capire che cosa deve fare. Tante volte loro non toccano con la zampa il target, quindi dovete stare attenti che il momento in cui cliccate sia esattamente quello in cui lui tocca il target. Una volta che siamo arrivati a questo punto, si procede a inserire il comando vocale e piano piano a togliere il target.